È arrivata ieri pomeriggio l'ordinanza che istituisce il divieto di transito di tutti i veicoli dal Duomo a Vigo nelle domeniche 1, 8, 15 e 22 di dicembre per la manifestazione Walking Christmas, che si svolgerà lungo tutto il Corso del Popolo, a cominciare dalla pista di pattinaggio in Campoduomo. Durante la conferenza stampa che si è tenuta appunto per discutere, per narrare di questa manifestazione, dal giornalista Daniele Zennaro è stato sollevato il problema che, nel caso in cui si giochi la partita dell'8 di dicembre contro il Padova, tanto agognata partita, prima partita al Ballarin, sarebbe stato possibile che il prefetto decidesse, per un controllo della sicurezza del territorio, vietare il traffico dall'intersezione con Via Turati a Campo Marconi, come già successo in passato, il che significa che chi si dirige verso Chioggia, all'intersezione con Via Turati, deve andare allo Stradone in Val d'Arìo, percorrere poi via Naccari una volta che giunge al semaforo, svoltare per la Tombola, risalire per Calle Duomo e poi svoltare verso Borgo, dover tornare sullo Stradone cercando nel frattempo un parcheggio o ai Saloni o a San Francesco, dove gli stalli non sono poi così tanti, oppure rassegnarsi e tornare sui propri passi. Se ne era discusso durante la conferenza stampa, il problema era stato sollevato. Probabilmente non è giunta alcuna comunicazione ancora da parte del prefetto, non è stata presa la decisione di interdire la strada davanti allo stadio. Probabilmente se si giocherà la partita non sarà considerata pericolosa, tra virgolette, da un punto di vista della sicurezza. Il Padova è tranquilla in vetta alla classifica, mentre per l'Unione Clodiense e Chioggia Sottomarina l'8 dicembre si metterà molto cuore e anima. Sarà una partita importante per l'Union, che ha certamente voglia di riscatto e che vorrà vincere al Ballarin e portare a casa quei 3 punti che diventano importanti, dimostrando l'importanza di essere rientrata tra i propri bastioni e del giocare in casa, proprio in casa. Il match si giocherà alle 17:30 e ci si aspetta molto tifo da Chioggia, anche quello verace che fino ad ora le partite giocate in casa ma fuori casa non è mai andato. Sarebbe molto ottimista il prefetto a pensare che non sia necessario chiudere la strada. Vedremo come sarà regolamentato il traffico in quel caso.